Nuvole, chitarre e note nel ricordo di Danilo Ciolli. Dopo l'edizione in streaming dello scorso anno, il 13° appuntamento con il festival dedicato al giovane studente scomparso a seguito del terremoto che nel 2009 distrusse L'Aquila è tornato in presenza. E dunque a Carovilli, nel suo paese, nello scorso weekend una serata all'insegna di un elemento che Danilo amava profondamente in quanto parte integrante della sua vita, la musica. Ispiratrice e motore dell'organizzazione Laura, sorella di Danilo, nelle sue parole il filo conduttore dell'iniziativa che ha lietato una serata di mezza estate tra i monti dell'Alto Molise. L'emozione. L'emozione è grande, forte, anche perché è difficile saper gestire una situazione nuova, ecco, uscire da una condizione pandemica mette sempre a dura prova e quindi c'è una grande emozione anche da parte del pubblico, insomma, che si ritrova a vivere una situazione a cui non si era più abituati, ci eravamo abituati a una vita un po' lenta, diciamo così, quindi ecco, ritrovarsi a fare uno spettacolo musicale è bello anche per le emozioni che regaliamo agli altri. Il festival sin dall'origine si è contraddistinto per aver ospitato cantanti famosi, ma anche musicisti eccezionali agli esordi, che hanno poi avuto carriere brillanti, ha sottolineato ancora Laura Ciolli. Nell'edizione di quest'anno, in attesa di tornare al rock in Piazza Municipio, a salire sul palco allestito nel piazzale dell'area stazione di Carovilli Roccasicura, Riccardo Sinigaglia. Il concerto del cantautore romano parte di un tour dal titolo A Cuor Leggero 2021. Beh, l'emozione è tanta dopo che c'è un periodo lungo di stop e di pausa, ma sono soprattutto molto contento di essere in questo posto perché mi sembra un posto di persone molto gentili, molto appassionate e quindi siamo molto felici di suonare ormai sempre di più per le persone che hanno voglia di ascoltare le nostre cose e che si muovono per la cultura del territorio circostante, quindi siamo felici di essere qua. Stranieri facevano il bagno, io fatico a lasciare l'inverno. No, non è la prima volta, perché nei miei giri di anni ormai già ho suonato in Molise. Penso che sia una regione bellissima che vale la pena conoscere meglio, infatti vorrei venirci per scoprirla di più.